Il Fondo Edifici di Culto è una realtà molto particolare della pubblica amministrazione, in effetti è poco conosciuto. Viene gestito nell'ambito del Ministero dell'Interno e si occupa del restauro e della conservazione di un patrimonio storico-artistico di grande importanza, costituito oggi da circa 750 chiese e da tutte le opere d'arte che sono custodite in questi siti veramente straordinari. Voglio ricordare soltanto Santa Chiara a Napoli, Santa Maria Novella e Santa Croce a Firenze, Santa Maria del Popolo a Roma. Il fondo nasce nel 1985 quando una legge di carattere internazionale stabilisce che i beni a suo tempo sottratti agli ordini religiosi a metà 800 vengano riuniti in un unico patrimonio gestito per volontà dello Stato italiano e della Santa Sede da questo nuovo soggetto giuridico, il fondo, che da quell'epoca appunto viene amministrato nell'ambito del Ministero dell'Interno e quindi possiamo parlare di una sorta di piccolo Ministero dei beni culturali, con tutte le problematiche relative alla tutela e alla conservazione di questi preziosissimi beni, problematiche che sono connesse soprattutto alla esiguità delle risorse disponibili, quindi dobbiamo ogni volta selezionare e dare la priorità agli interventi di recupero, di restauro più urgenti. Ogni anno noi finanziamo questi interventi per circa 6 milioni di euro, lavorando a stretto contatto con le soprintendenze che istituzionalmente sono preposte alla tutela di questi beni. E quindi la circostanza che ci vede oggi qui a Palazzo della Cancelleria è appunto uno di quegli esempi di collaborazione con la soprintendenza e con gli enti locali che ci ha portato al restauro di questa importante opera del Vasari, che abbiamo pensato di presentare nella sala dei 100 giorni. Questo nel solco delle iniziative che ogni anno il fondo realizza per valorizzare il proprio patrimonio. La prossima di queste iniziative è il calendario che ormai è diventato un po' una tradizione, un calendario artistico, quest'anno dedicato alla nostra piccola ma preziosa biblioteca che raccoglie volumi che risalgono alla metà del 500, calendario che voglio ricordare è anche possibile acquistare online collegandosi al sito del Ministero dell'Interno.